Cosa hai presentato agli studenti oggi? Oggi ho parlato di F Sharp, che è un linguaggio di programmazione nuovo che sarà in Visual Studio 2010, che però diciamo riprende un linguaggio storico dell'informatica che si chiama ML. Quanto può essere importante un'occasione come quella di .NET Campus 2010 in cui si favorisce l'incontro tra il mondo del lavoro e quello degli studenti? Secondo me sono momenti importanti perché sostanzialmente gli studenti intanto hanno un'idea molto parziale di quello che è il mondo del lavoro, quindi si fanno un'idea di cosa invece veramente è. Dall'altra hanno un punto di vista che è diverso da quello che ricevono durante le lezioni accademiche, che sono più orientate ai principi e ai fondamenti e non al poi che ci faccio con questo. La possibilità di lasciare il curriculum a tuo parere può dare una svolta, soprattutto in un momento del genere di crisi finanziaria? Sì, nel senso dare un curriculum è un primo momento, però quello che posso dire, avendo poi collaborato con Microsoft e tante altre aziende, è farsi conoscere, cioè quello è il primo momento per essere contattati, però poi è quello che sei che decide se entri o no, sicuramente aiuta. A tuo parere cosa ha da offrire in più la tecnologia Microsoft? Insomma, come domanda è difficile, però può offrire in più tante cose, nel senso è una piattaforma, quindi sostanzialmente è quello per cui spesso e volentieri uno la sceglie rispetto ad altre cose è perché hanno un'infrastruttura di sviluppo molto strutturata che permette di essere veloci nello sviluppo, però insomma ci sono anche persone che la pensano in modo differente su questo. Hai un consiglio da dare agli studenti sul modo più giusto di interfacciarsi con le aziende? Andare a metterci passione, essere disponibili, umili. Soprattutto gli studenti universitari hanno il difetto che una volta laureati sono convinti che siccome sono laureati allora gli si deve qualcosa e invece l'umiltà serve, e se qualcuno ti chiede di fare qualcosa che tu pensi che farai un po' di nottate e ce la metti tutta e a quel punto diventi parte di qualcosa. Diciamo, il titolo è un'occasione che uno ha per crescere, ma non è più qualcosa che poi vai in giro e dici sono dottore. Ti ringrazio, grazie.